Ciao bambini, oggi in geografia studieremo i punti cardinali. Se ci troviamo in un posto e non abbiamo punti di riferimento, per orientarci possiamo usare i punti cardinali, che sono nord, sud, est ed ovest. Già gli uomini dell'antichità si erano accorti che il sole sorge sempre in uno stesso punto e dopo aver percorso un arco nel cielo tramonta sempre nel punto opposto. Il punto in cui sorge il sole si chiama est, oppure oriente o levante. Il punto in cui tramonta si chiama ovest, oppure occidente o ponente. Il punto in cui il sole è più alto sull'orizzonte si chiama sud o meridione e il punto opposto al sud si chiama nord o settentrione. In questa immagine vediamo che c'è un bambino che è in pratica posizionato su una freccia. Davanti a sé ha il nord o settentrione. Di lato a destra ha est oppure oriente o levante, dietro di sé ha sud oppure meridione e alla sua sinistra ha l'ovest oppure occidente o ponente. Poi abbiamo la rosa dei venti, che è una rappresentazione schematica dei punti cardinali e dei loro punti intermedi. Ad ognuno di essi corrisponde un vento. Per esempio, il vento del nord si chiama tramontana, il vento di nord-est si chiama grecale, il vento di sud-est si chiama scirocco, il vento di sud-ovest si chiama libeccio e il vento di nord-ovest si chiama maestrale. Di notte, se il cielo è sereno, ci si può orientare osservando le stelle. La stella polare, che fa parte della costellazione dell'Orsa Minore o Piccolo Carro, indica il nord. Se il cielo è nuvoloso e non si vedono le stelle, ci si può servire della bussola, dove un ago calamitato indica sempre il nord. Lo strumento che si usa di più per orientarsi al giorno d'oggi è il navigatore satellitare, un piccolo computer che riceve le informazioni dai satelliti che girano intorno alla Terra e la osservano dall'alto. In questo modo può indicare la posizione in cui ci si trova e i percorsi da fare. Per riassumere, abbiamo scoperto che nord, sud, est ed ovest sono punti cardinali, cioè i punti di riferimento principali con cui ci si può orientare. Piccola lezione di geografia termina qui. Un caro saluto a tutti dalla maestra Anna Grazia.